Vabbè. Giornatina. Madonna. Che figata. Wow. Guardate che roba, raga. Cioè, assurdo. Giornata così. Partenza! Allora, sarebbe molto molto figo raggiungere il forte dello Geoffroy, che è a quota 2008. Quindi sarebbe una signora gita, perché siamo a quota, se non sbaglio, 2000, adesso vi dico. Purtroppo non è quello che si vede lì, è dietro. Quindi vediamo, anche perché non c'è un sentiero che taglia così, dritto. Bisogna fare un traverso e poi anche di là. Dai, siamo a quota 2002. Vabbè, ah, pensavo 2000. Beh, dai, 600 metri sono fattibili. Anche se dovesse essere dritto per dritto, con calma, 50 metri alla volta. Sherry, sei pronta? Brava. Ho preso anche il drone, quindi vediamo. Tra l'altro, visto che è uscito il Mavic 3 Air, devo dire che il Mavic 3, Mavic 2 Pro che ho io è piccolo, è portatile, tutto. Però in queste occasioni, quando giro con lo zaino piccolo, avere un drone molto più piccolo sarebbe comodo. Vediamo se magari in futuro mi farò il regalo. Anzi, se qualcuno di voi ce l'ha o l'ha provato, mi faccia sapere come va rispetto, perché sì, un drone più piccolo ci sta, però vorrei comunque qualità simile al 2 Pro, però secondo me siamo lì. Bene, mi sa che il sentiero inizia così, dritto per dritto, subito e via. Vediamo qua il cartello cosa dice. Qui c'è lo spiazzo del forte, che è dove sono entrato ieri. Allora, qui dice Geoffroy, forte Geoffroy 1 ora e 50. Io dico che è fattibile, Sherry. Con calma, piano piano. Raga, vi saluto perché se no muoio. Già sta salita. È così subito. Allora, quota 2304, 169 battiti, sto crepando. Neanche un chilometro, quindi abbastanza dritto. Stanno per finire gli alberi. E spero tra un po' di trovare un po' di neve, così Sherry si potrà rotolare. Panorama, vabbè, manco a dirvelo, devastante. Sentiero continua di qua, passa dietro la cresta e poi taglia in là. Dai, 600 metri non sono tanti. 1 ora e 50 sono non solo la lunghezza, ma non penso tantissimo. Però sono circa 300 metri l'ora. Direi un ritmo più che sostenibile. Cioè, non, se vado così, 5 minuti e muoio. Ma adesso mi do una calmata, prendo un po', e poi si picchia duro. Quota 2450. Ancora 100-150 metri e poi dovremmo arrivare sulla prima cresta. Da lì dovremmo anche riuscire a vedere il Forte Geoffroy, e anche mentalmente, quando tu riesci a vedere l'obiettivo, è molto più stimolante, secondo me. Puzzo come una bestia. E niente, dai, tutto bene. Un po' il fiatone, ma qui non ci sono sconti. Salita così. Però il panorama è veramente indescrivibile. No, vabbè, madò, no, cazzo, oddio, wow.
Che meraviglia! Mica che posto! Prima stavo per... Ah! Non tira neanche vento! Eravamo solamente sotto vento. Wow! Perché non ci sono venuto prima qua? Ma che roba! Magico, cazzo! Ah, forse da lì si vede anche il Ducatone. Vedi? Eccolo là il Ducatone. Adesso faccio una ripresa con la Sony. Eccolo là. Wow, bellissimo. Allora, adesso tagliamo lì, facciamo la cresta. E il forte in realtà non si vede perché è proprio lì dietro. Cioè, se fossimo più alti, tipo col drone, si vedrebbe. Qua no. Questo è il sentiero che abbiamo fatto. Bello dritto. Siamo a 2550 metri, abbiamo fatto 340 metri di dislivello. Adesso piccola pausa, non troppo perché tira vento e sono sudato marcio. Do un po' d'acqua alla piccola, faccio due riprese e si riparte. Quota 2664, finalmente acqua. Vai a bere, Sherry. Sherry, l'acqua lì. Vai. Mamma mia, che roba qua. Mamma mia. Vai, Sherry, beviamo tutti. Ah, porca troia. Cima, dai, che se va bene non c'è neanche troppa neve. Giornata perfetta, tira un po' di vento, c'è un po' tanto. Però da questo lato dovremmo essere sotto vento. 2670 metri, ne mancano meno di 200. Però la cosa bella è che la parte finale è una strada che tra l'altro avevo già fatto col Ducatone due o tre volte, l'ultima nel 2020. No, non è vero, c'era neve perché era giugno. 2019. Strada, bisogna salirci un po' decisi, però anche qua guardate che figo fermarsi qua a dormire con sta vista. Dicevo, bisogna salire un po', diciamo, senza timidezza, però ci si arriva senza grossi problemi. Almeno 3 anni fa era così. Poi queste strade, su queste strade non viene fatta grande manutenzione, quindi se piove e ci passano i fuoristrada, comunque d'estate è parecchio trafficata, le condizioni non migliorano. Ovviamente vi sto sconsigliando di farla, ma non è impossibile, mettiamola così. Eccolo là, quello è il Forte Geoffroy, tutto lì in cresta. Quello dovrebbe essere il sommelier e adesso qua sotto c'è un altro forte, se non ricordo male. Eccolo là che si vede. Tra l'altro vorrei troppo fare un giro in queste zone verso luglio con Bill, perché se lo merita, cazzo, si merita di venire in questi posti. Sherry, non bisogna scendere, bisogna salire. Dai. Allora, qui in realtà la strada fa zig zag, ne fa 5, tipo 1, 2, 3, 4, 5. Però volendo potrei tagliare così dritto per dritto. Ma visto che sono, barra, siamo abbastanza stanchi, facciamo la strada un po' più lunga, un po' più piana. Il dislivello totale non cambia. I battiti forse sì. Come immaginavo, ci sono dei punti dove c'è ancora parecchia neve. Qua è tranquillo, ma la strada passa là dietro
e quindi al di là del Ducatone, anche se avessi Bill, non riuscirei a passare perché ci sono proprio delle slavine, degli accumuli grossi. Bisognerà aspettare almeno un mese. Madò, Chéri, c'è un po' di neve per te, così ti puoi rotolare. Dai, andiamo sulla neve. Dai, rotolati. Dai, sei stanca, eh? Dai, che non manca tanto. Qui, anche senza neve, il passaggio è veramente bruttino perché qui è venuto un po' giù e quindi, per quanto si possa passare più a sinistra senza neve, non è tanto bello. Per quello che dicevo, cioè, fate occhio perché la strada non viene messa a posto. È una strada che esiste da più di 100 anni, è stata fatta come si deve, però capite che, essendo all'aria aperta, senza manutenzione, anche lei, tra una frana e l'altra, avrebbe bisogno di qualche ritocchino. Bang bang. Madre Dio. Porca troia. Che figata, cazzo. Chéri, Geoffroy conquistato. Raga, forte Geoffroy conquistato. Panorama senza senso su alcuni dei 3000 più belli di tutte le Alpi. Qua sotto di me il forte, uno dei più alti e dei più grandi d'Europa. Spettacolo. Adesso mi mangio la banana, un po' di relax, bevo e poi volettino col drone perché merita. Poi me lo sono portato fin quassù, un volo lo devo fare. Basta. Bene, adesso torniamo giù con calma, gita veramente fighissima, gambe, dai, diciamo che ci meritiamo una bella doccia calda e un bel pranzo. Quasi arrivati, raga, siamo distrutti, siamo belli cotti, non abbiamo fatto tanti chilometri, quasi 10, però 600 passa metri con un fondo un po' del cazzo perché è tutto pietre, rocce, tranne il primo pezzo, questo qua, che è nel bosco. Comunque giro veramente bello. Su in cima ho beccato un ragazzo che era arrivato direttamente da Bardonecchia, mi ha detto che ha camminato 3 ore e mezza, un folle, avrà fatto almeno 1500 metri, perché Bardo è 1300, eh sì, Bardo è 1300 metri, qua siamo 2002 e sopra è 2008, quindi 2008 meno 1300 fa 1500. Cioè, io in confronto ho fatto la gitarella così, per merenda. Comunque, continuiamo a seguire un modo di pensare, meglio che niente, avremmo potuto fare di più, però ci stiamo abituando anche a camminare in salita e a fare abbiamo già fatto un po' di gite sui 5-600 metri, quindi va bene così. Poi magari un'altra la faremo da 800 e poi torneremo ai nostri 1000. Adesso doccia calda, non ho lasciato la doccia solare fuori perché secondo me
avrebbe funzionato da paura, alla grande volevo dire, alla grande da paura. Ma accendo un attimino il boiler, potrei anche farmi la doccia fresca fuori, ma faccio il borghese, va? È così bello avere la doccia calda. Più tardi scendo verso Torino perché mi devo beccare con Roberto, Roby Gascotta, che è il mio spacciatore di fiducia delle bombole. Così sono tranquillo per partire. Secondo me ne ho ancora, non ho ben guardato, però considerando che d'ora in poi l'acqua calda la userò pochissimo perché vorrei andare al mare, quindi al mare te la fai anche volentieri una doccia fresca. E per cucinare, vabbè, quello dura. Vabbè, nel dubbio le cambio, così parto tranquillo e non ho rotture di scatole. Eccoci! Guardate che pratone bellissimo. No, sto spot è veramente una figata, anche perché prende benissimo la linea. Quindi questa è una nota da non sottovalutare. Se non dovessi scendere per cambiare le bombole e comprare le scarpe nuove, resterei anche stasera. Prossimo giro, dai. Giro concluso. Così, 9 km 66, 625 metri, 3 ore 25. Bravissimo, Sherry. Adesso ti do l'acqua. Birretta. Sherry. Ops. Cazzo, mi sa che ho toccato davanti. L'ho preso male perché non ho voluto far manovra. Ho detto lo faccio in una manovra sola. Vabbè, spero di aver grattato poco. Ecco, qui avete capito che cosa significa avere che cos'è l'angolo di attacco. Ecco, il mio angolo di attacco, o meglio quello del Ducatone, non è granché. Let's go! Thank you.
Everything is okay? Yeah, yeah, we are just resting. Okay. Thanks. Bye bye. Raga, prima non ve l'avevo detto, ma qua c'è un punto in cui non si può soffrire di vertigini. Quindi se soffrite di vertigini, o chiudete gli occhi o chiudete il video. Boh, diciamo che qua non si può tanto sbagliare, eh. Allora, volevo farvi solo vedere una cosa. Non so se si vede. Cioè, viola. Viola, va bene. Magari la crema la prossima volta. Comunque, il giretto finisce qua. Spero che questa serie di video vi sia piaciuta. Ci vediamo prossimamente. Lunedì dovrei essere da Antonio a mettere finalmente a posto il clima, a fare il tagliando, perché ho fatto più di 22.000 km, quindi ci vuole. Starò via un po', quindi non so se ne farò altri 5, 6, 10, boh. Meglio partire con filtri, olio e tutto cambiato. Ci vediamo al prossimo video. Bella! Wow! Minchia raga, oggi... in montagna? No, ma in montagna mica prendi il sole, no! No, zero, proprio ustione, così facile.